perché affinché il narcisista maligno non può essere la tua opportunità. Eppure si sente molto spesso, si sentono molto spesso delle persone che dicono: è il mio narcisista, il mio narcisista, come se il narcisista maligno fosse l'unica chance, fosse la tua unica possibilità. Perché ci si innamora dei narcisisti? Tra l'altro, spesso narcisisti maligni, e non è una banalità. Molte persone, molte donne, malgascione, ma anche molti uomini si innamorano dei narcisisti perché hanno delle capacità, o delle narcisiste, perché hanno delle capacità seduttive molto, molto efficaci. Infatti, dei narcisisti da questo punto di vista bisognerebbe imparare, però il concetto di fondo è che tu non puoi coinvolgerti con un narcisista sperando che possa cambiare. Le dinamiche dell'innamoramento, ovviamente, delle relazioni sono complesse, sono, diciamo, influenzate da una varietà di fattori, anche emozionali. Ci sono diverse motivazioni per cui alcune persone, alcune donne o uomini finiscono di innamorarsi di narcisisti, o comunque con persone maligne, con persone negative, con persone, salutiamo Leo, con persone che portano iella, che portano sfiga con persone tristi, depresse, dipendenti, come è il narcisista. Salutiamo la nostra Betty. Quindi dobbiamo renderci conto che è qua che a causa del suo mal cambia se stesso. Quindi bisogna capire quali sono le motivazioni che ti fanno coinvolgere con questa tipologia di persone, no? Beh, diciamo che sicuramente c'è una seduzione iniziale. Nasce dal fatto che ovviamente i narcisisti, spesso sei istrionici, quelli maligni sono spesso istrionici, si presentano in modo affascinante, anche in modo carismatico, sicuro di sé, anche se poi hanno un vuoto esistenziale dentro, e ovviamente questo tipo di comportamento, questo tipo di atteggiamento, salutiamo Maria Cristina, questo tipo di atteggiamento fa breccia sulle persone bisognose, sulle persone che in qualche modo, come dire, vanno alla ricerca, no, dell'anima gemella. Ecco, il fatto di andare a ricercare, io voglio un'anima gemella, il fatto di voler ricercare a tutti i costi l'anima gemella, la speranza di trovare l'anima gemella, la fiamma gemella, è il veicolo che ti fa finire poi coinvolta dai narcisisti. Paradossalmente, tutte le persone bisognose d'amore, cioè l'amore è bello, fantastico, è un'emozione, ma deve restare un'emozione, non può diventare un bisogno. Questo non mi stancherò mai di dirlo, è la motivazione fondamentale per cui tu caschi, diciamo, come dire, come una pera cotta, come una mela cotta, diciamo, innamorata del narcisista. Purtroppo è quello che succede, quindi perché sei bisognosa e quindi dobbiamo vivere le relazioni, l'amore, le situazioni senza per nessun motivo coinvolgerci fin tanto che non abbiamo le prove certe che questa persona possa essere una persona valida per noi, altrimenti è inutile piangere se stessi, perché chi è causa del suo mal piange se stesso. Le persone che cercano l'approvazione o che hanno una bassa autostima sono attratte, no, da quando il narcisista, da un narcisista, no, che perché possono alimentare, possono sentirsi, no, finalmente appagate, perché paradossalmente ci sono tante persone che quando pensano di poter idealizzare qualcuno anziché pensare che, insomma, di spedire a fanculo, no, sono contente perché se lui mi ama, lei mi ama, io e fanno gli zerbini, no? Poi ovviamente c'è anche il fascino del mistero. Il narcisista può sembrare affascinante, intrigante, perché è un tocco di mistero che può stimolare l'interesse delle persone. Però, se tu ti innamori del mistero,
e non della concretezza è perché, diciamo, anche qua torniamo all'unico vero motivo che ti fa vedere il narcisista come la tua unica opportunità. Questo è il vero concetto di fondo, ti fa vedere il narcisista come la tua unica opportunità di felicità. E quindi devi andare a scardinare questo meccanismo. Salutiamo anche Elena, devi andare a scardinare questo meccanismo che ti porterà soltanto iella, ti porterà soltanto sfiga. Nel frattempo ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like che non vi costa nulla, se qualcuno volesse fare una piccola donazione al canale può farlo cliccando sul dollarino, se qualcuno si vuole abbonare al canale a un costo di un caffè può tranquillamente andare nella home page, cliccare sul tastino abbonati e abbonarsi. E questo, è quello che succede, no? Quando noi interagiamo con le persone, col fascino del mistero ci sono molti asini che cadono per il fascino del mistero, no? Il bad boy o la bad girl misteriosi che in qualche modo ti fanno, diciamo, innamorare. Questo succede molto spesso, anche la proiezione dei propri desideri, no? Perché se tu proietti i tuoi desideri, i tuoi ideali, il tuo partner ideale su una persona, vedi solo quello che vuoi vedere e ignori tutti gli altri segnali. E una che ho spiegato anche nel seminario che faccio, salutiamo Orly. Nel seminario che faccio sul canale Massimo Taramasco, no? Dove parlo di PNL, insomma, anzi, tra l'altro, chi volesse seguirmi i seminari deve andare sul canale Massimo Taramasco e cliccare sul tastino abbonati. Perché c'è l'attenzione selettiva, no? Noi non vediamo noi vediamo quello che vogliamo vedere, vediamo quello che crediamo, vediamo quelle che sono le nostre proiezioni. E quindi vediamo solo ciò che speriamo possa accadere, no? E quindi ignoriamo altri segnali, ignoriamo è un'attenzione selettiva. E poi diciamo così che c'è tutto il discorso del desiderio, no? Perché il narcisista, salutiamo la mazza, è anche bravo a metterti dei vincoli. È anche bravo il narcisista a rendersi difficile. E qua c'è una plettora di persone che c'è una plettora di persone che diciamo resta coinvolto, c'è una plettora di persone che resta coinvolto quando gli si presentano le situazioni difficili, no? E purtroppo siete fatti male. Il bravo ragazzo sotto casa che magari è un po' noioso per dire, perché vi parla delle pecore di lana merinos, lo scartate, mentre vi innamorate del narcisista che è uno stronzo maligno che sì, certo, vi fa vivere magari una favola inizialmente, però poi diciamo questa favola ve la farà pagare a caro prezzo. Quindi viva la lana merinos! Viva chi vi parla della fermentazione della birra! Salutiamo la nostra top Patrizia Perotti. Perché se voi andate alla ricerca, diciamo, di situazioni negative, nefaste, le troverete. Quindi arriverete al paradosso di pensare che il narcisista è l'unica vostra chance di salvezza. Avrete la speranza, no? Alcune persone potrebbero credere, ad esempio, di poter cambiare il narcisista attraverso il loro amore, attraverso la loro dedizione. L'amor che nulla amata mar perdona, che è una puttanata assurda, totalmente assurda, perché la realtà dimostra che non è così, la realtà è il contrario. Ovviamente poi ci sono tutti quelli che sono anche predisposti, no, a relazioni disfunzionali, che sono tutta quella plettora di persone, e ce ne sono, che tendono ad, salutiamo la nostra Roxy Rosa, che tendono ad alimentarsi di disistima, che vivono di disistima. È ovvio che se uno si nutre di disistima, si nutre di merda e continuerà a mangiare merda e la troverà pure buona. È evidente che questa tipologia di persone si ingaggiano, diciamo così, in relazioni disfunzionali. Quindi dovete fare molta attenzione, no? Perché i narcisisti sono abili manipolatori,
possono far sentire le persone in debito, e questa è una strategia di seduzione, è una strategia di manipolazione. Possono far sentire le persone obbligate a rimanere nella relazione, e tanti non sono neanche consapevoli, no, dei comportamenti. Cioè, è importante notare, ed è fondamentale, che innamorarsi di un narcisista ti porterà a delle dinamiche relazionali dannose, negative, in cui sarai sfruttato, manipolato, trattato in modo spregevole, disprezzante. È fondamentale quindi uscire fuori, no? Avere la consapevolezza e mandare a fanculo, perché non è la tua unica possibilità, anzi, è una possibilità che ti devi togliere dai coglioni. È come dire, è una possibilità. Oh, salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple. È una possibilità che ti farà diventare da mela verde a mela marcia. E questo devi tenerlo presente. È una possibilità che tenderà a rovinarti totalmente la vita. Quindi devi cercare di renderti conto di questo e non avere tutti questi tuoi bisogni che di fatto ti rovinano la vita, che di fatto ti distruggono la vita. Quindi che cosa devi fare? Beh, ci sono tante possibilità. La prima cosa è abbattere questo pensiero nefasto, questo pensiero nocivo, questo pensiero malevolo, questo pensiero maldestro, questo pensiero dominante che pensi che il narcisista sia la tua unica chance, ancorché narcisista maligno, perché ma se il mio narcisista è bravo, il mio narcisista anche se mi sfrutta mi ama, e quindi e ti lamenti, no? Esci fuori da questo e inizia a vedere, guarda in faccia la realtà. E se sarà dura, dillo alla luna, perché la luna ti porterà fortuna. Quindi devi imparare a guarda in faccia la realtà. E se sarà dura, dillo alla luna, ti porterà fortuna. E questa è l'unica chance, come diceva Vasco, è l'unica chance che tu hai, no? Di uscire fuori da queste dinamiche del narcisista, insomma. Devi diventare praticamente il generale, tra virgolette, più crudele del fronte, non devi la fare prigionieri, non devi fare prigionieri, devi praticamente eliminare i narcisisti totalmente dalla tua vita, diventa il generale o la generale, diciamo così, più crudele del fronte. E non devi fare prigionieri e tenere alta la tua spada lucente, perché con la tua spada lucente puoi tagliare, diciamo così, recidere definitivamente il blocco che ti tiene vinculata al narcisista. Certo, soffrirai, ma questa sofferenza ti farà uscire fuori dal problema. Devi guardare, dicevo, ritorna a dire in faccia la realtà, guarda in faccia la realtà e non devi fare assolutamente prigionieri come il generale più crudele del fronte che con la spada lucente taglia, recide diciamo, come possiamo dire, Poi è ovvio che uno può anche dire non è facile, ma cioè, perché la vita è facile? Se uno fa solo le cose facili, perdonatemi, è un coglione. Cioè, se noi nella vita pensiamo di fare solo le cose facili, siamo dei falliti, siamo dei coglioni. Noi dobbiamo fare le cose difficili. Anzi, proprio perché è difficile, dobbiamo imparare a farlo. Come dire, quello che è difficile vuol dire che è fattibile, no? Perché se fosse impossibile, allora, come dire, i problemi vanno risolti, non vanno amplificati. Nel frattempo, metti un like, fai una donazione al canale se vuoi, cliccando sul tastino col dollarino per dare un sostegno al canale, oppure, diciamo, abbonati al canale, basta che vai nella home page, tastina abbonati e puoi
ottenere, diciamo, i vantaggi dell'abbonamento. Diventa il generale più crudele del fronte, non fare prigionieri in battaglia. Cioè non devi tenerti il narcisista, non devi assolutamente tenerti il narcisista, che poi sia difficile e va bene, ok, ma noi dobbiamo fare le cose difficili, anzi, levarci i coglioni il narcisista è molto più facile di quello che si pensi, no? Basta volerlo. Come uno dice, vabbè, ma io non riesco a smettere di fumare. Non è che non riesci a smettere di fumare. È che non vuoi smettere di fumare, perché guarda che smettere, per fare un esempio, smettere di fumare è semplicissimo, basta evitare di accendersi la sigaretta. Hai già smesso, ci va niente a smettere di fumare, no? Non è che ci va una scienza infusa per smettere di fumare, basta evitare di accendersi la sigaretta. Hai già smesso, ci vuole niente. Anzi, paradossalmente sarebbe più difficile fumare, perché fumare prevederebbe che tu ti compri le sigarette, apri il pacchetto delle sigarette, apri l'accendino, clicchi sull'accendino, il fiammifero, quello che è, te l'accendi, no? Quindi comporta qualcosa. Smettere di fumare non devi fare niente, basta che non ti accendi. Il problema è che noi non dobbiamo accanirci sulle cose, no? Nel momento in cui voi vi accanite, siete già vinculate. Cioè, ad esempio, se un ex vi lascia, buon viaggio, voi non dovete sperare che ritorni l'ex, sperare che ritorni una persona, ma io spero che torni, io spero che torni, non devi sperare niente, devi fuori dei coglioni, avanti il prossimo, no? Avanti c'è posto. A maggior ragione il narcisista non solo non devi sperare che ritorni, ma devi letteralmente levartelo dai coglioni. Questo è un atto che devi a te stessa o a te stesso. Quindi stabilisci dei limiti e fai rispettare i tuoi spazi personali. Esprimi in modo chiaro, ma ovviamente assertivo, quelle che sono le tue esigenze. Poi mantieni la calma, no? Evita reazioni emotive. Non devi avere reazioni emotive. Ma mi ha lasciato, mi ha lasciato, ti ha lasciato, fuori dal cazzo, avanti un altro. E poi io credo che noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, dare amore a noi stessi. Questo è un altro punto molto importante. Impara a dare amore a te stesso. E se sarà dura, dillo alla luna, ti porterà fortuna. Guarda in faccia la realtà. Se sarà dura, dillo alla luna, ti porterà fortuna. E cerca, diciamo, di riconoscere le tue esigenze. Le tue esigenze vengono davanti a tutto, no? Noi non dobbiamo sacrificarci in amore, no? Dobbiamo sacrificarci per un par di balle. Cioè, sacrificio non è amore, sacrificio è una rottura di coglioni. Cioè, non è che, ma io lo amo, ma io amo sto cazzo! Questo è il punto di fondo, no? È la cosa fondamentale. Evita poi, se il narcisista ti triangolerà, di entrare in competizione con le altre, no? Fottitene, anzi, lasciaglielo. Come dire, il narcisista se ti mette in triangolo con un'altra, ma che se lo prenda, cioè ti sei trovata una situazione in cui senza, cioè, ti dà un pretesto per levartelo dai coglioni. Ti dà un pretesto, salutiamo Alessandro, ti dà un pretesto per levartelo dai coglioni. Cioè, anziché piangere, ma c'è un'altra, ben venga, ben venga, hai un pretesto per togliertelo finalmente dal cazzo. E quindi devi abbattere, l'unica cosa che devi abbattere, a parte estrarre la spada lucente e recidere il cordone ombelicale del narcisista, quello che devi abbattere è questo pensiero nefasto, negativo, questa egregora, no? Che lui, che il narcisista, sia la persona che tu devi avere. Poi mantieni una mentalità positiva, no? Se inizi a dire, ma questo è difficile, ma questo. Una volta uno mi ha chiesto un consiglio, gli ho dato un consiglio, ci fa, ma questa cosa è difficile. Allora ho detto, vabbè, fai questa allora. Ma questa cosa non mi piace. E vabbè, allora fai questo, gli ho dato una terza possibilità. Ma questa cosa è difficile, non mi piace. E allora vaffanculo. Quello ci sai fare, vaffanculo.
È come dire, una cosa è difficile, una cosa non ti piace, una cosa non ci riesci, vaffanculo. Quello almeno ci riesci a farlo, no? Perché poi dobbiamo tenere presente che è inutile che ti lamenti. Il narcisista di fatto fa il suo gioco, no? Il narcisista fa il gioco dello scorpione fondamentalmente, no? È lo scorpione che punge la rana, piuttosto affonda il narcisista, ma ti punge. E quindi è inutile che caghi il cazzo, che rompi i coglioni, ma qua, ma là, levatelo dalle balle e il problema è risolto, no? Non è che ci vuole una scienza infusa, non ti serve il premio Nobel, no? Coltiva la tua autostima, lavora sulla fiducia in te stessa, in te stessi, in modo da non dipendere né dall'opinione degli altri né dagli altri. Non cercare di cambiarlo, tanto non cambierà, o se cambierà, come tutto cambia, cambierà in peggio. Evita di coinvolgerti emotivamente. Ecco, questo è un altro punto secondo me fondamentale. Dobbiamo evitare come dire, di coinvolgerci emotivamente con chi non ci dimostra, diciamo, salutiamo anche Paolo, di meritarsi il nostro coinvolgimento. Cioè, il mio coinvolgimento, le mie attenzioni sono una cosa preziosa. Io non do le perle ai porci, o neanche le perle alle porche o le maiale, insomma. Perché poi, come dire, altrimenti ci si innamora anche delle vacche, no? E noi non dobbiamo, cioè in India la vacca è sacra e qua si pensa che la vacca, quella a due gambe, sia sacra. Ma invece no, perché noi dobbiamo mandare a fare in culo anche le vacche, quelle sacre, diciamo, che noi non dobbiamo rendere le vacche sacre, ecco, diciamolo meglio. Non devi neanche poi cercare vendetta, no? Ah, adesso voglio sedurlo, voglio farli innamorare, così poi lo lascio. Questa è una presa per il culo che ti autosomministri, no? Le persone che dicono, ah, io la voglio fare innamorare perché mi voglio vendicare, io la voglio far innamorare, perché voglio qua, perché voglio là, sono dei coglioni o sono delle coglione, perché non riescono ad ammettere neanche se stessi che sono ancora coinvolte. Perché se tu veramente non fossi coinvolto in una situazione, non è che vai a chiederti lo faccio innamorare, non lo faccio innamorare, no, mandi a fanculo in seduta stante, te lo levi dal cazzo in seduta stante, non è che stai a chiedere ah, adesso lo voglio far innamorare così poi lo lascio, perché chi fa questi ragionamenti è un coglione, perché non si rende conto, no, del fatto che è semplicemente connesso in questa situazione. Nel frattempo mettete un like che non vi costa nulla, mettete un like, se volete fare così facciamo girare il video su YouTube, mettete un like. Se volete fare una donazione al canale, cliccate sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, abbonatevi, cliccando sul tastino Abbonati e date un sostegno al canale. Esatto, noi dobbiamo dare valore alle vacche a quattro gambe e levarci dai coglioni le vacche a due gambe. Esatto, Greenapple, le vacche a quattro gambe invece vanno apprezzate, mentre invece dobbiamo levarci dai coglioni le vacche a due gambe. Grazie Antonella, un'ammiratrice nuova. Grazie Antonella. E questo è un punto molto importante, no? Focalizzati sul presente, evita di portare rancori, riconosci, diciamo, che te la sei presa in culo e avanti un altro. Sbagliare, errare, humanum est, perseverare, diabolicum. Quindi, diciamo, devi proteggere il tuo benessere emotivo, e se una persona per qualunque motivo altera il tuo benessere emotivo, altera la tua gioia, fuori dal cazzo. D'altra parte, come possiamo dire, è come tenersi un ascesso in bocca, è come tenersi un ascesso in bocca. Tu devi toglierti questo ascesso in bocca. E quindi prima salutiamo anche Agatha e Lisa. Quindi prima di tenerti l'ascesso in bocca, devi
devi prenderti l'antibiotico e poi ti farai togliere il dente. Ed è così col narcisista. Prima di levarti dei coglioni il narcisista, devi recuperare la tua gioia, la tua felicità e poi te lo levi dei coglioni. Ma bisogna fare un atto di coraggio, perché altrimenti siamo solo capaci a lamentarci, siamo solo capaci, come dire, donna lamentosa, donna noiosa. Non puoi stare lì a lamentarti di cose che tra l'altro dipendono esclusivamente da te, no? Perché non è che il narcisista normalmente, poi ci sono anche quelli pazzi, no? Ma normalmente non è che il narcisista ti punta una pistola alla tempia o ti punta un coltello alla gola e ti dice devi stare con me. Normalmente, a meno che non sia proprio un folle, diciamo, allora è un altro discorso, non è neanche più narcisista, è proprio un pazzo criminale. Se non è questo il caso, è evidente che ti, tra virgolette, seduce, no? E quindi, ma sei tu che ti agganci su situazioni sbagliate, no? Devi riconoscere quando è necessario chiudere e chiudi, punto. Devi allontanarti dalle relazioni tossiche. Perché poi il narcisista, maligno o non maligno che sia, ha un senso estremamente esagerato, no? Di autostima e di superiorità. È un'autostima farlocca, perché in realtà ha una profonda disistima, però la maschera bene, quindi si sente al di sopra delle regole, si sente al di sopra delle norme sociali, non ha empatia, ti manipola, ti sfrutta, ti utilizza. Crede di avere il diritto di ottenere quello che vuole, diciamo, indipendentemente dalle conseguenze per gli altri. Cerca di controllare le situazioni, le persone, talvolta denigrano, manifestano anche magari aggressività verbale, no? Se non arrivano a manifestare aggressività fisica. E non si sente mai colpevole. Dobbiamo renderci conto, no, di queste situazioni, no? E ovviamente, purtroppo, come dicevo, può apparire affascinante e seduttivo, però fa leva soltanto su chi confonde il sogno col bisogno. Poi noi non possiamo, ecco, questa è un'altra presa per il culo, no? Adesso vedo Antonella, è la prima volta che gli rispondo, perché normalmente se volete fare una domanda dovreste, diciamo, fare una donazione al canale per dare un sostegno o fare l'abbonamento. Comunque, visto che è la prima volta che viene nella chat, ti rispondo, la prima volta ti rispondo. Allora, non si tratta, io lo mando a fanculo ma non vuole capire, non so come fare, basta chiudere e non dargli più, perché non è che ti può forzare, no? Se non capisce è un problema suo, fai una denuncia, ti rivolgi a un avvocato, gli fai dare una diffida e se lui continua a insistere gli fai iscrivere da un avvocato, lo fai diffidare, gli fai un esposto in procura, non so, fai qualcosa perché non è che uno non vuole capire. Per separarsi non bisogna essere in due, per sposarsi bisogna essere d'accordo in due. Diciamo così, ma per separarsi non serve l'accordo dell'altra persona, cioè non è che io devo chiedergli scusa, ti vorrei lasciare, mi dai il consenso per lasciarti? E questo, cioè, non è che dobbiamo chiedere il consenso a un'altra persona se vogliamo lasciarla, dobbiamo lasciarla chiudere, punto. È ovvio che se questo torna, ti fa due moine, ti fa due cose e io non capisco perché mi lasci, tu come una giuggiolona. Ci ricaschi di nuovo, sono problemi tuoi, non è un problema suo, e lui fa il suo gioco, no? Perché tenete presente questo, per lasciarsi non serve il consenso dell'altra persona. Se l'altra persona poi si trasforma in uno stalker, beh, ci sono degli strumenti giudiziali, diciamo, che ci consentono, e bisogna farlo subito, di proteggerci, diciamo, dagli stalker, no? Perché lo stalker è un reato penale, a quel punto lì ci sarà un avvocato, una procura, i carabinieri, non so chi per essi, che prenderanno i provvedimenti del caso, no? Ma questo quando una persona diventa stalker. Se invece quello ti fa delle moine, ti fa delle cose, tu o ti fa vivere sensi di colpa, o ti fa vivere, diciamo, o ti fa vivere delle situazioni di sensi di colpa e tu ci caschi come una pera cotta, beh, sono problemi tuoi, cioè. A quel punto lì sono problemi tuoi, l'altro fa il suo gioco, l'altro fa il suo gioco, diciamo così. E questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione, no? Quindi noi dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, per sposarsi o per stare assieme dobbiamo essere d'accordo in due,
Ma per separarsi basta uno, non è che se deve chiedere il consenso all'altro. Anzi, è normale che quando uno vuole mandare a fanculo un altro, non è che gli chiede il consenso. Scusa, posso lasciarti? Scusa, vorrei lasciarti, posso? Mi dai il permesso di lasciarti? Non funziona così. Questo è il concetto di fondo, no? Se voi agite in questo modo, riuscirete a... Dipende, insomma, è un dare valore a se stessi. Quindi, dando valore a se stessi, noi riusciamo a mandare in tilt il narcisista e levarci del coglione una volta per tutte. Però non è che è per, diciamo, come possiamo dire, voluntas Dei che il narcisista se ne va. Dobbiamo levarci dei coglioni definitivamente.